Dichiariamo aperto il Gres 2024! Domani viene il vescovo, qui è il secondo giorno e quindi non abbiamo quasi niente di pronto. Allora la mia testa ha pensato: facciamo fare il mero mero al vescovo. Chi è il mero mero? Allora, no. Signore. Ho l'imbarazzo di dire la risposta. Ho prodotto la canzone. Io direi la Gio. La Gio. La Gio, ovviamente. Luca? Il mero mero? Il mero mero è la Gio. Il mero mero è la Gio. La Gio. La mero mero. Chi è il mero mero? La Gio. La Gio. No, voi li avete comprati. Siamo tutti insieme. Chi è il mero mero? Lo diciamo tutti insieme. Chi è il mero mero? È il mero mero. È la Gio. Laggiù. Poi giustamente il padre Angelo c'ha un funerale, la mia e la sua bara, perché secondo almeno tre volte. Poi siccome quest'anno toppamo così, cosa facciamo? Facciamolo scrivere là. Magari anche qui così. No, qua mettiamo toppamo totale. E poi anche di là. Gigantesco. Allora ci sono gli animatori che stanno scrivendo sotto là, con Padre Angelo, notare, perché Padre Angelo è là, è d'accordo là sotto. Tutto bene, 10 bambini con la gastroenterite, 4 ricoverati, è andato abbastanza bene, insomma, sì. Confermiamo. Questa fetta mi piace tanto ai bambini. La staffetta. Ok, allora la staffetta si struttura così.
Il bambino corre fino a quando sono i mattoni. Poi, con l'aiuto del caposquadra che sposterà i mattoni, il bambino deve camminare sopra, quindi se i mattoni sono... Per me non ho capito giusto, ma no, vabbè. Ok, no, basta. Fine da lì, fine da lì. Gli animatori mettono a posto i mattoni. Che poteva essere leggermente più semplice. Per favore. Anna, metti a posto i mattoni. No, ragazzi, i mattoni vanno rimessi sulla linea blu. Grandissimo, andiamo. Partita difficile. No comment, perché se comment è un brutto comment, quindi sto pensando, io non so correre, non vedo niente. No, sto impazzendo. No. Dai, camminerò sulla tua strada, signor signore. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a... Ok, fuori le voci, eh. Camminerò. Noi sfogliamo un po' i Vangeli, chi conosce un pochino la storia di Gesù sa bene che Gesù è uno che di strada ne fa tante. Se noi prendiamo una cartina, cioè una mappa della sua terra, e segniamo tutti i punti dove lui è stato, possiamo tracciare tutto il suo cammino, credetemi, provate a fare questo esperimento, sì. Vi potete divertire un po' con la geografia di Gesù. Tutto bene, io mi sono divertiti tanto. Abbiamo fatto le squadre, tutti i bambini sono stati smistati, un po' come in Harry Potter, Gryffindor, capito? Ci sta. Poi gli abbiamo fatto fare l'urlo, abbiamo fatto lo stendardo della squadra, poi il pomeriggio abbiamo fatto il bagno in piscina, abbiamo fatto i giochi a squadra. I bambini sono stra tranquilli, sono stra bravi, poi sono stra carini, ti fanno gli abbracci, ti danno i regalini. Davide dice che sono la sua fidanzatina. Facciamo una cosa che si fa di solito a teatro, ok? Quindi ci alziamo tutti in piedi senza però muoverli. Non farmi meglio! Allora, di solito, visto che si recita col corpo, si fanno degli esercizi per scaricare il corpo. Fa un po' ridere, però lo facciamo tutti prima di recitare, ok? Quindi prima la gamba, via. Altra gamba, via. Il sedere, via. Il braccio. E come una sartina. Tutto il corpo. La testa. Rita, perché urli? E ora tutti quanti, tutto il corpo e fate. Ok, vi sentite più pronti? Organizziamo questi laboratori per far divertire non solo i bambini, ma anche fargli esprimere se stessi tramite il laboratorio di arte, musica, no, non c'è la musica, e parlare, canto, danza, perché danza esprime il movimento del corpo, quindi la fantasia. Comunque Cremonini è il mio amore più grande. Io sono andata al concerto. Sono 2 anni fa. Tanta roba. Adesso stanno facendo teatro. Poi andiamo di là. Che c'è il mio laboratorio, che io faccio arte. Quindi come with me. Questi
the kids. Ciao! Un saluto. Ho fallito. Parli di te, la squadra che c'è. Juve, storia di un grande amore. Bianco ti abbraccia il nero, un cuore che si alza davvero per te. Portaci dove vuoi, siamo una curva. Dai che facciamo la foto di gruppo in piscina, ce la facciamo. Dai, tutti qua, tutti qua, chiamateli, chiamateli. Non bagnate il telefono, Anita. Ci siamo? Vai là, andate là. Andate là, dai che ce la facciamo fare. Dai che... Manca? Dov'è Lara? Lara è là, Lara è lui. Chi c'è? Come chi c'è? Aspettate un attimo. Dai che ce la facciamo, aspettiamoci tutti. Padre Angelo, come va il Grest? Chiedimelo alla fine della terza settimana.